sono sempre di più le case automobilistiche che ormai sono lanciate sulla mobilità elettrica, quindi questo sta diventando ormai un movimento molto grande e pensiamo che l'anno prossimo saremo sempre di più, chissà se poi ci riusciremo a stare tutti dentro Piazzale. L'anno scorso abbiamo fatto vedere un piano di copertura nazionale per un'infrastruttura di ricarica pubblica che permettesse il decollo della mobilità elettrica in Italia. Dopo un anno abbiamo fatto quello che pensavamo di fare, chiuderemo con 2500 colonnine installate quest'anno. Abbiamo poi lanciato tutta una serie di prodotti che sono le nuove infrastrutture che portano nuova tecnologia con delle possibilità di armonizzazione anche con altre funzioni urbane come per esempio l'illuminazione pubblica. Molti vengono a chiedermi della mobilità elettrica. In realtà c'è poco da convincere, le persone sono molto emozionate, molto eccitate rispetto alla mobilità elettrica. Bisogna capire le esigenze della persona. C'è un grosso movimento intorno alla mobilità elettrica. Il lavoro che sta facendo Enel, Enel X, sta veramente spingendo questo mercato. Soprattutto le case automobilistiche stanno venendo fuori con offerte estremamente interessanti. Ci sono voluti 5 anni per vendere il primo milione di auto elettriche, ci sono voluti 2 per vendere il secondo, 1 per vendere il terzo, 6 mesi per vendere il quarto. Siamo a 4 milioni di auto elettriche circolanti sulle strade nel mondo. In Italia le vendite dal 2017 al 2018 sono sostanzialmente raddoppiate, sono ancora numeri piccoli, ma noi da un punto di vista di infrastruttura fino a ieri eravamo in ritardo. Il nostro obiettivo è quello di essere alla pari degli altri paesi europei. Da 2005 a quest'anno arriveremo probabilmente a averne 20.000 lavorando con i nostri partner sul territorio nei prossimi 4 anni, quindi ci sarà sicuramente un abbattimento della cosiddetta ansietà da range, quindi la possibilità di ricaricare l'automobile, e chiunque potrà avere accesso a questo tipo di veicoli.